Benvenuti in un nuovo video. Oggi è 14 agosto e forse per me è una delle date più belle, oltre alla data in cui ho aperto il canale YouTube, eccetera. Ho qui, come detto dal titolo, sì, oggi faremo H2O vs Bolero, ma prima di fare questo video, infatti, ce le ho qui. Vi devo annunciare una cosa, l'avete letta anche dal titolo, io oggi ho ricevuto la notizia, sono lì 12 e mezza e ho ricevuto la notizia per le 11 e mezza a mezzogiorno, quindi per dirvi ho acceso subito tutta la mia attrezzatura, ho detto no, devo sedermi e devo comunicare subito questa cosa su YouTube. Ebbene sì, oh. Ho iniziato la collaborazione con All Supplement. Ci tengo a dire un bel po' di cose. Allora, da come avete visto un paio di unboxing fa, io ho acquistato su All Supplement, però ho acquistato con i miei soldi, cioè raga, ve lo giuro, infatti subito dopo aver ricevuto l'ordine ho pensato, perché? Visto che mi sono trovata davvero bene, come vi ho spiegato nel video, infatti tutto quello che ho detto, cioè lo penso ancora, io ho detto vabbè, proviamoci, non ho nulla da perdere, perché non sfruttare questa occasione? Cosa ho fatto? Ho mandato tipo una domanda di collaborazione tramite il sito, bla 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 bla. Non mi voglio dilungare perché già so come sono fatta. Io pensavo che non mi rispondevano neanche, sono sincera. Dopo 3 giorni ho ricevuto la risposta. Ci siamo comunque tenuti in contatto. Loro sono rimasti comunque incuriositi e quindi oggi ho avuto proprio la conferma con il mio codice sconto. Ci sono i video su Instagram che vi ho tenuto un po' con il sospetto. Però dove mi sono emozionata tantissimo è stata una reazione proprio spontanea. Ecco, non devo piangere, cioè per me è stata un'emozione unica. Vi lascio il mio codice sconto qui e ve lo lascio anche giù nell'info box, che, con il link che andate dritto sull'applicazione, sulla pagina, su Google. Comunque, so che stavano cadendo anche i Bolero. Quindi, questo è il mio codice sconto, se volete supportarmi utilizzatelo nei vostri acquisti. Pensate che proprio io oggi stavo registrando un vlog, che oggi è 14 agosto, che non so quando lo vedrete, che io stamattina mi sono svegliata, volevo fare un ordine su All Supplement perché volevo prendere le farine DMG, perché sono andata sul loro sito DMG ma non ce l'avevano e quindi ho detto vado su All Supplement. Ce l'avevano e ci sono anche degli sconti, quindi se andate oggi trovate degli sconti e poi potete mettere anche, se vi fa piacere, se volete il mio codice sconto, quindi vi sconta il doppio, cioè risparmiate un casino. Infatti dopo questo video stacco e faccio l'ordine, ovviamente con il mio codice sconto, che soddisfazione non potete immaginare. Però mi raccomando, se volete fare un acquisto su All Supplement, vi consiglio, io sono sempre disponibile, voi lo sapete, trovate giù il mio profilo Instagram, contattatemi per informazioni su se volete dei consigli sugli acquisti, come ho fatto sempre anche liberamente con altri siti, anche se non ci collaboravo, perché per me, cioè per me è bellissimo consigliarvi, mi mandate proprio gli screen dei carrelli, ma secondo te questo va bene, ma questo gusto va bene, no ma quello, no ma quello, ci mettiamo veramente ore e ore a parlare, vi aiuto con gli acquisti e poi voi rimanete sempre soddisfatte, quindi per me questo è una gioia immensa e per me è già un traguardo, quindi mi raccomando per qualsiasi acquisto, se vi fa piacere, contattatemi su Instagram, facciamo l'ordine insieme, vi consiglio, e poi se vi fa piacere acquistate con il mio codice sconto. E infatti adesso corro dopo qui io perché devo prendermi assolutissimamente le farine della Max Protein perché mi trovo davvero bene con quelle farine, li trovo solo lì, poi sono tipo 10 euro, stavano già scontate, un casino di cose, quindi vi consiglio di andare. Non mi dimentico niente, no? Quindi io sono super soddisfatta. E nulla, quindi scrivetemi quello che volete già nei commenti. Iniziamo con il video.
Allora, io sapete che i Bolero li ho acquistati proprio su questo sito di All Supplement. Allora, eccoli qui, questi sono tutti quelli che ho provato. Allora, ho provato frutti di bosco, che sono questo qui, oh. Poi ho provato papaya. Allora, iniziamo prima per, andiamo random. Frutti di bosco, l'ho provato proprio insieme a voi in un video ed è buonissimo. Ho utilizzato tutta la bustina e devo dire che già questa piccola differenza. Questi qui del Bolero, io non è raro che utilizzo mezza bustina, solo di gusto Cantalupo perché era un po' più forte, però devo dire che io mi regolo, assaggio, se voglio tutta la bustina ce la metto in base al sapore che mi piace, mi regolo. E quindi io ho utilizzato di alcuni tutta la bustina, invece molto spesso con gli H2O divido sempre. A parte gli H2O io li acquisto da Prodis perché è lui che li vende, sono questi qui. Oh. Gli H2O li trovate, questi Bolero sono 9 grammi, invece gli H2O li trovate sia 4 grammi che 9 grammi. Allora, io vi consiglio di acquistare sempre 9 grammi perché mal che va dividete la bustina, e perché ho notato una cosa, gli H2O di 4 grammi secondo me non sono proprio 4 grammi, perché metà bustina di 9 grammi, tutto a posto, perfetto. 4 grammi, quindi sarebbe un po' la metà bustina dei 9 grammi, non si sente di niente, ce ne devo mettere per forza 2. Quindi alla fine è uno spreco di soldi, a questo punto mi compro direttamente per 1,50 euro in più quella di 9 grammi. Solo che vi dico una cosa, i Bolero a primo impatto mi sono subito piaciuti e poi si diluiscono molto facilmente nell'acqua, cioè appena mettete nell'acqua una shakerata, perfetto. Invece gli H2O, una shakerata rimane ancora i grumi. Dovete farlo proprio per bene, una bella shakerata, bella bella, e così sia. Quindi non si diluiscono molto bene. Allora, degli H2O vi dico questi che ho provato e che mi sono piaciuti. Infatti oggi farò una scorta di Bolero. Saranno, questo qui, frutti di bosco. Poi, papaya è stato il primo. Vado quanto profumano, è stato il primo che ho provato ed è buonissimo. Poi esotico, anzi no, il primo che ho provato è stato esotico. Ma raga, esotico è buonissimo, ve lo consiglio tanto. Poi gusto, vado, gusto Cantalupo, ve le dico così perché sul sito così si chiamano, tipo qui sta scritto honey melon, invece sul sito è proprio Cantalupo, quindi per evitare che non lo trovate così. Questo prendetelo. Vi consiglio mezza bustina di questo qui, delle altre pure intera, ma di questa mezza perché è molto forte. Però non so se vi ricordate, ci stanno ancora, però non le mangio più. Quando andate, tipo nei tabacchini, ci sono quelle là che vendono le caramelle, no? Ci sono delle caramelle a melone verdi. È uguale, non so se le avete mai provate, ma penso di sì. È uguale, buono, buono, buono. E poi ho provato anche gusto melograno. Melograno devo dire che mi è piaciuto, non tantissimo proprio, non è uno dei miei gusti preferiti, però comunque era buono il sapore. Non so, io mi sono trovata benissimo e non sono l'unica, già lo so. Passiamo un po' agli H2O. Negli H2O io non ho tutti i gusti perché ho buttato le confezioni, però nei miei video li vedete, nei miei video prodotti finiti. Io di H2O ne ho provati tantissimi, quasi tutti. Allora, vi dico già gli unici gusti che mi sono piaciuti, che dico acquisterò il prossimo ordine Prodis, e farò un altro ordine Prodis sicuramente più là perché mi servono i completini sportivi, prenderò anche gli H2O. Allora, oppure vi assicuro di no che sarò talmente innamorata dei Bolero che non li prenderò più, però devo provare anche tipo questi altri gusti. Tipo pesca, limone, anche di Bolero, così valuto un po'. Allora, ritorniamo a me, ritorniamo a lui. Mi sto scivolendo, ma capitemi oggi, è un po' così questo video. È stato pure improvvisato perché non me l'aspettavo di doverlo fare, un capello ribelle. Allora, torniamo a noi, prima che mi perda di nuovo. Degli H2O i miei gusti preferiti sono il limone, pesca, tropical, poi come si chiama? Cola, cola però metà bustina, e cola, quella
quell'altro come si chiama? E basta. E arancia pure. Questi sono i miei gusti preferiti. Allora, quindi questo è pesca, questo è limone, tropicale buonissimo. Poi questo, vedete, ce l'ho a metà, è cola. Cola è buono proprio. E poi c'ho qui io, c'ho mandorla. Mandorla, se vi piace l'orzata è uguale, prendetelo, però sempre metà, si sente tanto la mandorla. Poi ho provato cocco, che non mi ha fatto impazzire. Poi ananas, all'inizio mi piaceva, però dopo un po' l'ho stufate. Poi, vabbè, mia sorella ha provato tipo pure fragola, è orribile. Quindi ci sono un po' tanti gusti che adesso non ricordo, ve li scrivo qui, ma che va, che non mi sono piaciuti. Sto cercando di ricordarmi, ma no. Comunque vi ho fatto la scaletta proprio di quelli che per me erano i più buoni. Quindi per farvi questa differenza, per me chi vince, sono sincera, io mi sto innamorando del Bolero. Cioè, quando tipo apro il mobile, me ne accorgo già così, io quando apro il mobile dove tengo tutti i Bolero e gli H2O, io vado subito sul Bolero. Adesso sto utilizzando, ho accantonato un po' i Bolero perché mi sono finiti, ce ne tengo solo due. Ho detto vabbè, andiamo su questo qua dell'H2O, però devo dire che Bolero, c'è il gusto rispetto ai tipo gli H2O, c'è anche questa differenza che gli H2O sembrano un po' chimici, tipo chimici, tipo pure il limone, un po' troppo chimico. Invece il Bolero, tipo frutti di bosco, sembra proprio, sa tantissimo di lampone e mora, cioè sembra proprio che voi vi state mangiando la frutta, oppure melone, cioè raga, assurdo, cioè subito vi ricorda dei gusti particolari, tipo esotico, papaya, rispecchia di più il gusto della frutta, la dolcezza della frutta. Invece questi di H2O sono un po' chimici, si sente un po' di più di chimico. Vi consiglio di provarli entrambi, di provare sia Bolero che gli H2O, così poi mi fate sapere, oppure voi che li avete provati entrambi fatemi sapere giù nell'info box. Io sono sincera, nell'info box, nei commenti, io sono sincera che da quando ho provato il Bolero è una droga, veramente una droga. Io la mattina mi sveglio con quel pensiero e poi faccio, stanno finendo, no, non li voglio finire. Quindi consumo gli H2O, ma secondo me acquisterò solo e soltanto il Bolero. Quindi questa è stata la mia spiegazione, questa è stata la mia novità. Fatemi sapere tutto giù nei commenti, sapete che io vi leggo sempre. Iscrivetevi al mio canale se vi fa piacere, logicamente siamo quasi 5.000, siete la mia gioia. E seguitemi su Instagram, quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione grande e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!